Scie chimiche, così facciamo il pannello a tre, sarò breve. Una questione fondamentale. Non risolviamo il problema con la Ca' Foscari, cioè non risolviamo il problema con l'accertamento da parte privata, suggerita o comunque finanziata da qualcuno privato. L'obiettivo a cui bisogna attendere è... Pare sia una ricerca universitaria. Ma Ca' Foscari, voglio dire, è un'università. Non... quello a cui dobbiamo tendere, sì, quello a cui dobbiamo tendere è la verifica e l'ammissione da parte delle autorità di vertice di che cosa è. Sapete quando mi sono venuti a me voi credete che sia così sciocco? No, ma non è vero, è una cosa semplicissima. Questa gente che ci comanda, la gente che ci comanda è sensibile a due cose: i soldi e la politica e il posto di potere. Guardate che, attenzione, guardate che se chi è veramente organizzato dal punto di vista politico riesce a sgretolare tutto, anche le omertà che ci possono essere all'interno. Allora, scie chimiche, il colonnello Giuliacci, il nostro Giuliacci, amico. Ecco, è stato lui a farmi venire i primi dubbi. Cioè, io prima pensavo quello che credevo che mi raccontavano i miei colleghi dell'aeronautica, cioè guarda, sono soltanto condensa, scie di condensa, e poi non c'è niente, sono tutte cose. Dico, vabbè, sarà così. Però poi in effetti, come mai la scia di condensa si interrompe e poi riprende, è un'altra questione. Come mai sta, insomma, tutte queste cose, e vabbè, dico, comunque, vabbè. Mi sono cominciati a venire i dubbi quando meteorologi di nome e di grido, e soprattutto anche ecologi, no, di nome e di grido, hanno cominciato a gridare, a inveire contro queste associazioni che si interessano di scie chimico, di questi pericoli, dicendo che sono una massa di matti, che sono una massa di imbecilli, che questi qui sono fenomeni di carattere naturale. Allora, siccome questa gente qui, se dice queste cose, o ha le prove scientifiche e non le ha date, no, oppure ha degli interessi per dire queste cose. A me, quando sento la parola interessi o mi viene il dubbio che ci siano degli interessi, incomincio a sospettirmi. Va bene? Allora, io mi sono insospettito sulla reale natura e il reale scopo delle scie chimiche o sulla reale esistenza delle scie chimiche, sentendo Giuliacci, che vedendo l'articolo che lui ha scritto, non so, c'è un altro, quello Mercalli. Ecco qua, questo Mercalli, che sono tutte delle bravissime persone, ma se si prendono la briga di liquidare non in maniera scientifica, razionale, ma in maniera emotiva queste cose, c'è qualcosa che non funziona, e allora bisogna andarla a controllare. Come fare a individuare le scie chimiche? Che le scie chimiche, cosiddette scie chimiche, siano condensazione è vero. Che ci siano scie che contengono determinate sostanze che hanno determinati scopi è vero. Ma le sostanze sono il sodio, sono il bario, sono l'alluminio, sono tutte queste cose che devono servire a fare qualche cosa. Una di quelle cose è quella che una volta si diceva che è la deviazione delle onde elettromagnetiche o comunque il loro indirizzamento da qualche parte. E questo è vero, perché noi abbiamo continuamente dei sistemi che sono gli Schlaf, oppure sono... oppure sono questi sistemi che devono ingannare i radar, devono ingannare i sistemi di guida e tutto. E dal punto di vista militare ci sono. Non tiriamoci indietro, attenzione, io vi parlo di metodologia, c'è un problema, voi percepite questo problema, voi lo vedete, voi siete sicuri e io sono sicuro con voi che si tratta di materiale che non dovrebbe stare. Non so io quello che non so e non so che cosa serve, non so neanche se serve. Il mio dubbio è questo.
Come mai questi signori che sono lì in giro, va bene, non dicono niente e fanno ste cose con una frequenza che è bestiale, voglio dire, ogni giorno c'è sta cosa. Io sto dove sta mia madre, vicino a San Marino, sopra il poligono di Carpegna, su quella parte dell'Appennino, è frequentissima sta storia. Io l'ho detto ai miei colleghi, no, sono le rotte di Rimini, sono le tutte. Io mi rendo conto che sono delle stupidaggini, ma sapete cosa coprono le stupidaggini? Che non lo sanno nemmeno loro. Allora, dal punto di vista militare, guardate che noi siamo forse i più vulnerabili per quanto riguarda la menzogna, perché noi abbiamo un procedimento sia disciplinare che penale che si assommano, va bene. Il civile non ce l'ha. Allora, se c'è qualcuno che riesce a mettere davanti alle proprie responsabilità uno della catena di questi episodi, è il grimaldello per prendere e far cascare tutto il castellone. Il castellone di Usti che è venuto fuori per uno straordinario. 25 euro. Poi non è approdato più a niente, perché ovviamente quando si muovono poi determinati interessi dal chiavistello bisogna avere il piede di porco, non basta più il chiavistello. Però questa è. Per quanto riguarda le scie chimiche, noi dobbiamo prima di tutto fare degli accertamenti, ma non degli accertamenti individuali o degli accertamenti che facciamo fare noi non per conto nostro. Anche il mio suggerimento di dire a quelli di Viterbo coinvolgete l'università è un inizio per dare una parvenza, va bene, ma non può essere quello. Quello a cui bisogna tendere è che ci sia una autorità che ha responsabilità in quel settore, aeronautica, Ministero dell'Agricoltura, Ministero della ricerca scientifica e tutte quelle altre forme, che si esprima. Allora, anche la negazione diventa poi uno strumento per capire e per scoprire che cosa succede. Se tutti quanti negano qualsiasi cosa e negano l'evidenza, come fanno sti due, il meteorologo e quella, e se negano l'evidenza vuol dire che c'è qualche cosa di dietro che non funziona, e allora da lì si può partire.